Buongiorno bambini, spero che stiate bene. Oggi volevo proporvi la lettura di due libri che hanno come protagonisti dei lupetti, quindi dei lupi un po' diversi dai soliti lupi che vediamo nei vari libri di lettura. Allora, i libri sono questi. Uno è questo, un lupetto ben educato, edito da Baba Libri, il cui personaggio principale è un lupo, che si interfaccia con altri animali, ma anche con un bambino. L'altro libro, invece, è Dottor Lupo, in cui troviamo quindi la figura principale che è quella del lupo, che è un dottore, e mentre gli altri personaggi sono tutti degli animali. Adesso vediamo quale lettura vi presenterò. Allora, ecco la nostra lavatrice. All'interno della lavatrice io ho inserito i nomi dei due libri. Ripongo tutto all'interno del cestello della lavatrice. Inserisco un po' di detersivo ecologico. Chiudiamo. Imposto il programma al numero 7. La temperatura a 80. Diamo un po' di carica alla centrifuga che adesso ha inizio. Una volta terminato il lavaggio, vediamo quale libro la lavatrice ci ha proposto. La riponiamo a posto e il libro è Dottor Lupo. Iniziamo la lettura di questo libro. Il libro, quindi, edito da Baba Libri, scritto da Olga Lucchei. Iniziamo col vedere le prime pagine del libro. E iniziamo. Dottor Lupo. Questa mattina Marco si è svegliato un po' malato. Non ha neanche fame. Mamma Coniglio, preoccupata per il suo piccolo, decide di portarlo dal dottore. Lo prende per la mano e lo accompagna dal dottor Talpa. Il dottor Talpa strizza gli occhietti e dice: "Bisogna che questo cucciolo scavi tante belle gallerie. Un sacco di gallerie, solo così potrà guarire." Che strana cura, pensa Mamma Coniglio. Così va a trovare un altro dottore. Il dottor Cane ha un'idea. E se sgranocchiasse tre ossa al giorno? No, grazie, dice Mamma Coniglio, si rovinerebbe i denti. E decide di portare il suo piccolo dal dottor Uccellino. Il dottor Uccellino vuole guarirlo facendolo volare. Marco, scendi subito da lì, rischi di cadere, grida Mamma Coniglio. Il dottor Gatto invece ha un'altra teoria. Mio caro ragazzo, dice a Marco, non c'è niente di meglio di un buon patè di topo o un panino al ratto. Mamma Coniglio è furiosa, i topi sono loro amici, il suo Marco dovrebbe mangiarli? Non se ne parla proprio. Il dottor Pesce consiglia una ricetta infallibile: tuffarsi e nuotare a lungo sott'acqua. I piccoli conigli però non ne sono capaci. Il Mamma Coniglio e il piccolo Marco hanno camminato così tanto che è persino scesa la notte. Nessun dottore può curare il mio cucciolo, dice la mamma scoraggiata. Invece sì, dice il gufo che ha sentito tutto. Io ne conosco uno bravo, è il dottor Lupo.
Il dottor Lupo, esclama mamma coniglio spaventata. Ma i lupi sono cattivi e mangiano i conigli. Non quel lupo, dice il gufo. Dovresti proprio consultarlo. Aspetta che lo chiamo. E prima ancora che mamma coniglio possa protestare, il gufo lancia il suo grido. E il dottor Lupo compare all'istante. Ti supplico, dottor Lupo, non mangiare mio piccolo! Ah ah ah! Scoppia a ridere il lupo. Tu cosa ne dici, ragazzo mio? Credi davvero che ti voglia mangiare? No! Marco ha molta paura. I conigli hanno sempre avuto paura dei lupi. Ma lui non scappa, perché vuole proprio vedere un lupo da vicino, per capire a che cosa somiglia. Il gufo, che ha visto tutto, si avvicina con due colpi d'ala. Questo piccolo è malato, dottore, ha bisogno del tuo aiuto. Va bene, seguitemi, la mia casa è qui vicino, dammi la mano, ragazzo. Il dottor Lupo fa uscire la zampa dal mantello per afferrare quella di Marco. Vieni con noi, mamma. Ormai è notte e dal lupo staremo al caldo. Mamma Coniglio però è talmente spaventata che fugge verso gli alberi coprendosi gli occhi. Scappiamo! Grida Marco. Mamma Coniglio corre per più di 5 minuti senza fermarsi, poi si volta. Nessuno. Nessuno, neanche Marco. Mamma Coniglio si guarda intorno. C'è un bagliore molto lontano. Deve essere la casa del dottor Lupo. Malgrado la paura, mamma Coniglio decide di avvicinarsi. Con cautela raggiunge la finestra illuminata. Sente la voce del dottor Lupo che dice: E fu così che l'astuta lepre cacciò dal suo villaggio il vanitoso ghepardo. Visto, dottor Lupo, le lepri sono astute. Marco è molto contento perché le lepri sono cugine dei conigli. Ah, dice il dottor Lupo chiudendo il libro, credi che tutte le lepri siano astute e che tutti i lupi siano cattivi? Marco riflette, solleva la testa. Mamma! Il dottor Lupo fa accomodare in poltrona mamma Coniglio con il suo cucciolo. Il piccolo Marco non ha niente di grave, ha solo mangiato un po' troppa torta di carote. Per 3 giorni deve prendere 3 gocce di camomilla prima dei pasti e una sola caramella al giorno. Il mattino dopo, mamma Coniglio ringrazia il dottor Lupo per l'ospitalità. Insieme al piccolo Marco torna a casa a cuor leggero. La prossima volta preparerò al dottor Lupo una torta di carote, dice mamma Coniglio. Non troppo grande però, dice Marco, altrimenti si ammalerà. Vi è piaciuto questo lupo? È un dottore, il dottor Lupo. Vi saluto e alla prossima lettura. Ciao!